Salve signor Ah, Anselmi. questa canzone la conosco. Eh sì, l'ho messa apposta, perché la conosce? Perché è un videoclip che avevo girato tanto tempo fa con un mio amico come cantante, un regista che avevo conosciuto, che conosco come in qualità di regista, ed era molto divertente. È stato molto divertente. Marco era il cantante, siamo andati un giorno in Liguria a registrarlo. Marco Di Noia, Marco Di Noia, completo io, questa canzone era Rema, dove nel videoclip lei faceva la pescatora. fuori al cellulare, esatto. Faceva la pescatora, stava lì nel porto, E mi si buttava mestava il... giù dalla barca perché non ero bionda. Era un po' ironica anche per quello che era successo con Schettino in quel periodo, quindi c'era uno sfondo di ironia verso quello, però vabbè, per me è stata una giornata simpatica. Poi spero che gli abbia portato fortuna, comunque ho visto che ha fatto anche altre cose, quindi bene così. Poi mi è capitato di fare altri videoclip Che però non possiamo far vedere tutti comunque. sì, un altro sugli italiani con un mio amico che si chiama Daniele Stefani, anche lui cantautore, cantante. E in quel caso sì, ognuno interpretava un italiano, un personaggio della nostra amata Italia, che adesso speriamo si rimetta in piedi al più presto. Tu invece come stai, Francesco? Come va? Mi manca parecchio il teatro, credo che mi mancherà per parecchi anni ancora. Magari ho sentito forse a ottobre, vero? Che si potrà riprendere. Se non falliscono prima i teatri, visto la situazione in cui stavano. Ah, purtroppo hai ragione, però ho visto di recente una produzione inglese e trasmettevano tramite YouTube uno spettacolo a teatro. Vabbè, loro avevano parecchi mezzi. E quella è stata una cosa interessante perché comunque anche durante un periodo come questo c'erano parecchie persone connesse. Una delle protagoniste era anche la protagonista di un telefilm molto famoso che è X-File, e quello che avevano lo spettacolo che stavano portando era un tram che si chiama Desiderio, quindi comunque anche conosciuto come pezzo di Tennessee Williams, quindi avevano tutte le carte in regola per fare tanti ascolti, però ha funzionato. Io l'ho visto in diretta su YouTube. Ma spieghiamo perché ho invitato oggi Gloria Anselmi in queste nostre dirette che di solito Francesco, perché? a uso e consumo del Jalapas Forum, che è la community, ricordiamolo, di fan della Jalapas. Gloria Anselmi la conoscerete come attrice, come modella, come volto per diversi spot, ma chi se ne frega, perché non importa soltanto che lei è stata una letteronza. Della Jalapas. Solo questo ti interessa? Ma per noi vale più di tutto. Va bene, lo accetto, sono contenta. E cosa ancora più importante, lei è stata la più longeva delle letteronze, perché c'è stata dalla prima edizione, poi c'è stata in pausa dal 2001, e poi nelle ultime 3 edizioni era presenza fissa. Sì, ti correggo, ho fatto le prime 2 edizioni e poi dopo le altre, in tutto 7. Quindi sì, una veterana con diciamo la problematica del balletto, perché io e in realtà c'era anche un'altra ragazza, Elisabetta, non eravamo vere e proprie ballerine. Magari a noi davano un po' più spazio nelle telepromozioni o quando si trattava di comunque chiacchierare e parlare un po', però nel balletto eravamo le meno ballerine delle altre, dovevamo stare più tempo a fare le prove, però anche Sì, questo. temo che ce ne siamo un po' accorti un po' tutti, Tanto comunque che ci non era il ballo preparavamo. la vostra specialità. Anche quando ci preparavamo al meglio eravamo comunque alla messa alla berlina, quindi ci stava. Infatti il provino, in realtà la prima selezione per trovare il gruppo, diciamo, di letteronze era proprio quello. Cioè prima ancora di parlare, di ballare, eccetera, era vedere la nostra reazione. Quando abbiamo fatto il casting,
Eravamo in tantissime ragazze, entravamo una alla volta nella sala con gli autori, Gialappi, il mago, e era vedere come accettavamo la loro presa in giro. C'erano alcune ragazze che magari se la prendevano, rimanevano piccate, facevano, ah, oppure c'era chi o rispondeva in modo simpatico o comunque stava al gioco, e quindi questa è stata la prima selezione. Dopodiché, prova di ballo. Quindi dopo che diciamo la metà sono state scartate, al resto eravamo una bella sala piena, abbiamo fatto un provino con una coreografia in realtà abbastanza facile, e dopo hanno formato due gruppi, hanno fatto due gruppi di lettronzi, 7-7. Quindi sapevamo le 14 di essere le finaliste, chiamiamo così. Però non sapevamo se fossimo veramente arruolate nel ruolo di letteronza, perché poi ci hanno mandato a casa e hanno detto vi faremo sapere. A seconda del gruppo che sceglievano, avevano accoppiato a due, avevano scelto due more, due bionde e due rosse per ogni gruppo. Nell'altro gruppo c'era tra l'altro Giorgia Palmas, che poi è diventata letterina, no, letterina velina. Quindi non era passata nella selezione del gruppo delle letteronze, ma poi dopo ha avuto la sua rivincita di Valletta. Sì, potremmo dire che è andato un po' meglio. Ma non so, gli è andata assolutamente bene. Poi adesso l'ho vista che è felicissima con il suo nuovo compagno, aspetta un bambino, quindi comunque sono tutte gioie della vita. Io mi sono divertita con il gruppo dei Gialappi. Non so se avrei fatto cambio, se forse come a livello di popolarità, di possibilità di lavoro, poi anche lì è stato vario, perché ci sono state, cioè ad esempio è stata un'altra, cos'era, Velina, la Elisabetta, Liberale? no, lei letteronza, no, parlavo proprio di Velina di Striscia, che è diventata famosissima e è andata anche all'estero. Vabbè, comunque. Vabbè, del gruppo dei Elisabetta vostri che è Liberale data. invece era nel nostro gruppo delle letteronze, Sì. è stata una mia amica da prima ancora di diventare letteronza, perché abbiamo fatto insieme la sei l'ultima, avevamo fatto insieme, eravamo la carta da parati dello studio di Sabani, e chi c'era? Natalia Estrada, dell'epoca. Ecco, questo fatto appunto di essere considerati come carte da parati Balla. Sì, cioè, io so che non è così perché so cosa c'è dietro questo lavoro, ma l'opinione generale è quella, chi fa la ballerina in questi varietà ha la funzione di carte da parati. Ma l'ho detto soprattutto per quanto riguarda la sei l'ultima, perché in realtà eravamo 20 ragazze more, 20 bionde a sfondo, poi c'era il corpo di ballo. E poi c'erano i due presentatori. Poi in quel caso i protagonisti erano i barzellettieri, i comici, chi più professionista, chi magari alle prime armi arrivavano comunque a raccontare barzellette, quindi i protagonisti in realtà erano loro. E in quello eravamo, dai, abbastanza carta da parati. Per quanto riguarda invece nel programma di Mai Dire, nelle varie edizioni, soprattutto la prima, eravamo sì ballette, quindi ballerine, eccetera, Mi però sembra che sono la prima siete entrate come parodia delle letterine, prima ancora che letteronze vere e proprie. Esatto, quindi secondo me quello era stato simpatico, perché avevano trovato comunque non eravamo semplici ballerine, ma spesso venivamo tra virgolette usate negli sketch anche con Paola Cortellesi, ed era divertente perché quando lei sperimentava un personaggio, Jennifer Lopez piuttosto che altri personaggi, anche noi avevamo una sorta di recitazione e dovevamo ballare come se fossimo Jennifer Lopez, quindi avevamo molto basic, diciamo, come recitazione, però avevamo anche questo divertimento in più di non essere semplicemente un corpo di ballo, ma di poter interpretare un po' quando seguivamo i comici. E te cosa ti divertiva di più quando guardavi Mai Dire? Qual era il personaggio che preferivi, la situazione che... Beh, di sicuro su tutti Gio Bellecovatta che è inarrivabile per il politicamente scorretto, si parla troppo facilmente di uncorrect politically, ma in realtà lui lo è stato molto più di altri.
più di Daniele Luzzazzi, più dei momenti dei moderni Davide Calgaro, già Beccovatta dà delle piste a tutti. Quindi quando nella comicità la cosa che apprezzi di più è quando non hai problemi fuori dai denti proprio ad andare su qualsiasi tema, sì. Intervenire. Il comico ha da essere brutto e sporco e cattivo, se no è un commediante. Però qualcuno ha rischiato, perché qualche comico che si è azzardato a toccare dei temi particolari Scomodi. è stato proprio eliminato da alcune reti. Cioè, c'è il E si rischio. riferisce a Luttazzi, lì la questione più politica che è veramente scorretta. Ma comunque sono definizioni. Tornando alle definizioni, appunto, quando le hanno detto che vi sareste chiamati letteronze, lei che ha pensato? No, dammi del tu, basta, ti ringrazio, sei molto gentile, però io ti do del tu, preferirei essere ricambiata in questo Allora, modo. Gloria, quando ti hanno detto che vi saresti chiamata letteronza, cosa hai pensato? Beh, a me mi ha fatto ridere, stavano ancora valutando infatti come chiamarci, sempre con il gioco delle letterine, quindi devono ancora capire. Poi hanno scelto questo nome perché si incrociava con la letterina stronza, perché a loro faceva gioco, insomma, avere delle letterine non classiche, quindi come quelle che attorniavano Gerry Scotti, quindi con il sorriso, la condiscendenza, ma insomma avere un atteggiamento a volte anche più critico, non so, quindi quando avevamo la libertà, poi alla fine eravamo molto giovani, quindi magari non abbiamo preso tutta la libertà che poteva offrirci, di poter anche commentare, anche solo con la gestualità, quando eravamo a fianco al mago, le cose che diceva il mago. Quindi comunque non eravamo obbligati a mantenere il sorriso oppure a dire bravo mago, anzi magari a prenderlo pure in giro, cioè eravamo completamente. E questa era la cosa comunque più carina, più divertente del nostro ruolo. Ho detto che tu sei stata la più longeva. L'altra, quasi vicina alla tua longevità, è stata Valeria Sonzogni, che Sì. ho notato andate in coppia molto spesso nelle trasmissioni. È stato un caso oppure voi vi spostate in coppia? No, è stato un caso. Io penso anche un caso legato al colore dei capelli, proprio semplicemente e forse anche a livello visivo, potevamo essere un po' come una sorta di bianco-nero, lei bionda con questo incarnato più chiaro rispetto a me, io invece più scura, e quindi ci associavano, così come anche Elisabetta magari spesso veniva messa vicino a Barbara, la Petrillo, proprio come fisionomia forse ci vedevano più vicine. Per contrapporci, insomma, in questo senso. Poi io con lei mi trovavo bene perché era una valida ballerina, quindi molto brava. Quando lavoravo con lei in coppia mi trovavo bene. E poi anche una ragazza molto simpatica, carina, gentile, disponibile. L'ho vista ormai già un po' di tempo fa, perché adesso non lavora più in prima linea, diciamo, però il suo compagno lavora nelle produzioni, quindi mi è capitato di incrociarla in una produzione che stavo facendo, che era, Voi... Sì. aspetta, quella con Briatore. Mi era capitato di fare The Apprentice, la prima edizione, e allora l'avevo incrociata lì. Tu hai fatto la segretaria lì. Sì, avevo fatto la segretaria, anche lì è stata una bella esperienza, molto, molto divertente. Vedere soprattutto un retroscena in cui Flavio Briatore a un certo punto si è dovuto allontanare urlando al telefono perché la barca che aveva affittato, diciamo così, a un miliardario, non so, russo, voleva suicidarsi questo personaggio. E quindi lui era spaventatissimo perché ha detto se succede un casino sulla barca sua alla fine. E allora si è dovuto allontanare, dice, si è bloccato tutto per un attimo, c'è stato un po' di. Poi per il resto è andata bene. Visto che Sì, stanno scusate. scrivendo, però Manno Letteronza era assonante con Gollonzo. Luca, non lo so cosa vuol dire.
Ogni tanto provo a leggere, intanto Sì, saluto dai. tutti che ci hanno aggiunto. Allora, siete stato il corpo di ballo per quasi tutte le edizioni, tranne l'ultima, dove non ballavate perché sembra Ah, hai che... studiato! Li ho visti, perché sembra che a Italia 1 non volessero più delle ballerine, ma vi hanno fatto stare lo stesso in studio. Eravate il primo corpo di ballo che non ballava. Sì, primo corpo di ballo non ballante, come avere un gruppo di canto che non canta, che era per mai dire Grande Fratello e Figli, una serie di quelle. Sì, comunque ci tenevano in studio per avere anche modo di avere, come posso dire, degli agganci per il mago, per poter fare delle battute quando aveva degli spazi in studio in cui che si dovevano riempire. Però in realtà non. Quindi da un lato mi è piaciuto, perché a me comunque alla fine mi piaceva anche dover imparare delle coreografie. Anzi, ti dirò, uno dei pochi reality che mi piacerebbe fare è proprio, ad esempio, ballando. Perché ogni cosa che ti aiuta ad imparare o a fare qualcosa che non sai fare o non sai fare bene, secondo me può essere utile. E in quel caso, niente, sedute, meno fatica, diciamo. Certo, però questo significa anche quanto vi erano affezionati a voi, Jalappis, per tenervi anche senza farvi ballare, sei Sì. ragazzi insieme. Sì, alla fine penso proprio di sì, si erano affezionati tutti come gruppo, è stato un gruppo affiatato. Poi proprio nelle ultime edizioni eravamo proprio sempre le stesse, un po' una sorta di squadra che vince non si cambia, tranne quando qualcuno non poteva partecipare, perché ad esempio una nostra collega già subito nelle prime edizioni, poi era diventata letterina, quindi comunque aveva trovato un altro ruolo. Osman Ardillo. Cosmanna, esatto. E poi, vabbè, nel corso del tempo siamo cambiate per vari motivi, o perché magari non riconfermavano, volevano cambiare le persone, o comunque perché le ragazze stesse avevano altre necessità. Un'altra ragazza è andata all'estero, è andata in America. Cioè prima a Londra e poi in America a ballare e a recitare, quindi Stefania Spampinato? bravo, beh, le sai tutte. Quasi. Di Sì. quell'ultima edizione ricordo un buffo episodio che una serata Valeria Sonzogni si presentò con la gamba ingessata e tutti si chiesero: ma se non state ballando, come ha fatto a infortunarsi? Beh, perché non balliamo lì, però durante il giorno ognuna aveva delle proprie attività, quindi chi era ballerina magari si trovava coinvolta in altri progetti. Io in quel periodo lì, forse stavo ancora finendo l'università, avevo già iniziato a fare dei corsi di teatro, quindi in altre reti o in altri progetti recitavo, ero coinvolta in altre cose, e invece chi comunque come professionalità, ad esempio, visto che le sai, c'è un'altra ragazza, vabbè, lo dico io, Viola Senatore, lei ha una scuola di danza e quindi adesso insegna nella scuola di danza. Sì, anche Serena De Laurentiis, mi sa. Bravo, bravo, sì, anche lei. Quindi chi aveva questo come professionalità ha continuato come insegnante o proprio come ballerina in altri progetti. Parlando più nello specifico della Jalappas Band, di loro si dicono ci sono varie leggende. Di solito più che altro gli dicono che sono tre vecchi marpioni. Tu che cosa puoi dire di tutto questo? No, loro, almeno per quanto mi riguarda, con me si sono sempre comportati in modo carino, gentile, ovviamente prendendomi in giro, cioè facendomi battute ogni volta che ci incrociavamo nel corridoio oppure in studio, continuavano nel corridoio degli studi oppure direttamente in studio continuavano a fare battute, quindi quello è normale. Però si sono comportati sempre in modo carino. Marco si è sposato con Elisabetta, Elisabetta che è Liberale. nata proprio un amore, una passione, quindi. Ma da quel che si dice prima di Elisabetta ci sono varie leggende. Vai, dimmi qual è la leggenda. La leggenda è che
che praticamente metà delle lettere onze sono state su X. Sono? Sono state su X. Ah, non lo so, quello non lo so. So che all'inizio avevo un debole per Monica, però Monica era già fidanzata con un cantante del gruppo Aiuto, dove c'è anche Grillo, che poi sono sposati, facciamo gossip, che poi si sono sposati, hanno avuto anche un bambino. Però poi degli altri non lo so, sinceramente, sapevo solo di questa sua passione iniziale per Monica e poi invece ha trovato, non so se ci nel frattempo sono state altre. Allora, mi fanno una domanda, hai qualche talento inutile, strano? Talento? A te. Ah, boh, questo? Ah. Per le dita opponibili? No, vabbè, non col pollice, sì, no, no, con l'indice e il mignolino. Questo me l'aveva insegnato una persona molto anziana, poverina, che aveva dei problemi a muovere le mani e giocava a morra cinese per cercare di... E mi fa, ad esempio, mi alleno, non ce la faccio mai a far così. Io ho detto, come? Così? No, altri talenti strani, inutili... E arrivano delle richieste, riesci a toccarti il naso con la lingua? Ah, no, me l'hanno già chiesto, non ce la faccio. Ti ho già provato, non ce la... Tu ce la fai? No, neanche. È facilissimo per voi, che noi non lo sappiamo fare. Come per voi? Cosa vuol dire? Stanno scrivendo, è facilissimo. Ma per chi? Per quelli che scrivono. Mandateci una foto di quando lo fate. In diretta, ecco, adesso. Ritorniamo alla gelata. Loro dietro le quinte sappiamo che spesso fanno molti scherzi. A lei ne è successo qualcuno? A te ne è successo qualcuno? No, in realtà no, non so se hanno registrato anche delle parti che... Allora, la prima edizione, si svolgeva in uno studio che era fatto tipo casa. E sì, quindi, sembra una casa in costruzione. Sì, spesso capitava nelle pause al pomeriggio che noi ci addormentavamo sul letto, cioè mentre aspettavamo di fare le prove, di finire, e quindi, e lì c'erano proprio tutte le telecamere. Penso che all'epoca non c'erano i telefonini, non c'erano le riprese, cioè non so se hanno fatto delle riprese fuori onda di queste cose qua, però alla fine non l'hanno mai mandata da nessuna parte. Se ci fosse stato qualche telefonino sicuramente saremmo finite su qualche social, perché veramente ci avrebbero ripreso stile Caccamo così a dormire nelle pause. Ma no, però per il resto niente di che, perché in realtà i tempi erano veramente serrati, pur avendo magari a volte anche 3 giornate di registrazione, però c'erano talmente tanti sketch, tante scene, che veramente erano molto serrati i tempi, quindi no, con noi sono stati bravi. Mi è capitato di lavorare con delle compagnie a teatro che sono state più terribili, ad esempio, che chiudevano le porte dove dovevi entrare, non si apriva la porta dove saresti dovuto entrare in scena o cose del genere, ma lì no. Ti è andato abbastanza bene, perché per esempio Michele Foresta gli fece uno scherzo in diretta, gli fecero bere la sua urina. Ah, no, questo... No, no. Ma non durante la nostra puntata? No, era già dopo, mai dire reality. Gli portarono un bicchiere che sembrava di champagne e lui lo beve ingenuamente per scoprire che champagne non era. Oh, povero. No, questo non... Adesso vedete che non erano ancora arrivati a questa vena così sadica. Erano... ancora agli inizi. Conclusa la televisione, il periodo delle lettere onze, poi hai avuto modo di ritrovarti a lavorare con i Gialappi, per esempio a Radio 101 quando facevano le radiocronache? No,
con loro poi non ho più lavorato. Ci sto pensando perché cioè, ne ho fatto un po' di cose, mi è capitato di andare anche in radio, però no, con loro no. Mi era capitato di lavorare in radio R101, però in altri programmi, in uno ad esempio con Gerry Scotti mi era capitato. E quello c'è stato un episodio interessante perché sono arrivati il gruppo delle Iene. Che voleva intervistare Gerry Scotti perché in una trasmissione precedente dove c'era in palio un montepremi, la signora che aveva vinto il montepremi, da un lato si voleva lamentare perché di tutto l'ammontare era rimasto ben poco, diciamo, questa era la trama generale. E allora i ragazzi delle Iene volevano entrare in studio con una torta per poi fare la varia sezione delle fette di torta e far vedere che a Gerry che gli rimaneva solamente. Però, vabbè, prima di tutto Gerry fa, aspetta, prima finiamo di registrare quello che ci serve a noi per il nostro lavoro. Quindi prima ha finito di registrare quello che doveva fare. Poi dopo ha chiesto, datemi una lavagnetta. Poi ha chiesto quant'è adesso la percentuale, il valore dell'oro, no? Quant'è il cambio, no? Voleva sapere. Poi dopodiché si è informato tutto, bello tranquillo, che aveva finito di registrare, tutto la fa, fateli entrare. Allora i ragazzi delle Iene sono entrati, no? Credendo, no? Di fare chissà cosa, qua la torta, no? Eccetera. E lui fa, sì, allora questa signora ha vinto questo montepremi. Allora i soldi sono tassati, i gettoni d'oro vengono tassati dallo Stato. Quindi prima di tutto questa parte qua, e quella lavagnetta segnava, va via per le tasse dello Stato, che non dovete venire a dirlo a me, semmai dovete andare a Roma a fare in modo che i giochi a premi non vengano più Al tassati. ministro del tesoro. Esatto, no? Così. Poi fa, secondo, se lei aveva fretta di ritirare i soldi, questa qua è la percentuale adesso del cambio dell'oro, eccetera. Terzo, se non è andata tramite le vie tipo quelle classiche per cambiare l'oro, oppure non è venuta dal nostro notaio ed è andata a un cambio oro, quindi ha fatto un cambio più sfavorevole, no? Non è colpa mia. Insomma, le ha fatto tutti i calcoli, gli ha fatto vedere tutto e fa, comunque io la ciliegina me la mangio volentieri, se l'hai mangiata mi fai adesso, visto che non avete neanche dovuto tagliare niente, mi lasciate pure la torta che mangio pure quella. E non hanno potuto mandare in onda il servizio, quindi in quello è stato molto, insomma, si è organizzato bene, la ragione era anche dalla sua e quindi non hanno potuto mandare in E onda il questo servizio. conferma la grande professionalità di Gerry Scotti. In quello devo dire la verità, sì, quando mi è capitato di lavorare con lui ho sempre trovato dei set che funzionavano bene, molto veloci, tutto molto ben organizzati. Però io sono anche un po' per il ricambio, anche se mi piace lo zio Gerry, però dico anche ci sono tanti altri artisti, tante altre persone. Ci sono tanti personaggi che invece fanno sempre i soliti programmi, sono più o meno sempre gli stessi che girano e purtroppo conosco tanti professionisti validi che magari non hanno la possibilità di lavorare in queste reti perché sono già occupate sempre un po' dai soliti personaggi. Sì, tra l'altro Gerry Scotti mi fai venire in mente, è stato l'unico ad aver dichiarato che a 65 anni sarebbe andato in pensione. Cioè, 65 anni ce l'avrebbe già, però non so se ci va dopo Striscia la Notizia. Però sarebbe anche un bel segnale, perché questo sembra un ambiente dove nessuno va mai in pensione. È un po' come nell'ambito della politica, che nessuno si. Anche quando uno la combina grossa, nel caso della politica, non va mai a casa, al massimo cambia, va in un'altra fazione oppure va in un altro, viene sistemato, diciamo così, in un altro ruolo, raramente proprio viene escluso. Però, vabbè, non so se vogliamo facciamo polemica, però non lo so. Forse meglio di no. Ancora sulla Jalapas, in seguito poi non ti hanno cercato per qualche iniziativa, visto che tu sei anche diventata poi una presentatrice? No, perché spesso capita così. Quasi tutti i programmi che ho fatto, quando comunque finisce
come posso dire, anzi è già strano che sono stata riconfermata per così tante edizioni, perché in genere quando finisce un percorso poi termina per i personaggi come me, termina l'uso, diciamo, il servizio che va a fornire e finisce finché non c'è un altro casting e quindi un'altra possibilità di partecipare tramite un provino a un nuovo progetto, un nuovo programma. E nel caso in cui vieni confermato o confermata, allora puoi partecipare. Per me è sempre stato così. Non mi hanno mai richiamato per altri progetti, se non a volte per dei casting, per altri lavori. Quando c'era, ad esempio, io avevo iniziato a lavorare a Mediaset quando c'era Gianna Tani, quindi c'erano i casting interni e avevo fatto un provino molto generale dove proprio mi avevano chiesto nome, cognome, da dove vieni, proprio basico. Dopodiché, dopo poco, mi avevano richiamato per fare un provino per la Sei l'ultima, quindi anche lì, basico, con una minima capacità di ballo. Dopodiché mi è capitato un provino perché è il pezzo giusto e quindi avevo fatto quello. Poi mi è capitato il provino per... Ah, la cosa però che mi è spiaciuta, da un lato, è che lo stesso anno che ho fatto il provino per Mai Dire, e quindi per fare la letteronza, l'avevo fatto anche per la Rai, per la schedina. E mi avevano preso anche per la schedina, solo che si sarebbe sovrapposta la serata. E quello dico, ma chissà come sarebbe andata se avessi iniziato a lavorare in Rai invece che in Mediaset, perché lì sono due realtà diverse. Se non lo so, tante cose capitano nella vita, no? Che se scegli una cosa piuttosto che un'altra, cambia. Sliding doors. In quel caso mi avevano confermato prima per Mai Dire, quindi poi quando mi hanno chiamato gli altri ho detto guardate, mi hanno confermato già il lavoro, quindi... E noi non possiamo che esserne contenti. No, Sì, noi fan della Galactus. ma anch'io sono stata molto contenta, però dico anche la possibilità di fare in quel caso, se fosse stato in un altro periodo, cos'è che scrivono? Alla Rai prendono per il culo. Marino, perché? Ha Potrebbe essere un avuto... doppio senso. Dici, no, scusa, non c'era arrivata. Va bene. Destino e libero arbitrio. Sì, perché alla fine è sempre una scelta. Rai ladri. No, per favore, non cominciamo a Non lo so, insultare la Rai. no, in realtà quest'anno mi è capitato di fare delle telepromozioni in Rai. Vabbè, per una compagnia telefonica conosciuta, mi è piaciuto il fatto di dover scendere a Roma per andare a registrare, perché così ho avuto la possibilità di salutare dei miei amici colleghi romani che non vedevo da tempo, quindi ho colto l'occasione. E magari ti offriranno qualcosa adesso. Magari. Visto che adesso è un po' tutto bloccato. Ciao, ciao. Infatti, non sappiamo, soprattutto perché appunto, per i ballerini sarà difficile. Forse soltanto Maria De Filippi, ma lei ha un potere decisionale che noi non abbiamo. Quindi cosa dici? Devo andare da Maria? Andrò uomini e donne, vado. Non prendo la Sembra che serata. non la sposteranno nessuno. Nonna? Non la sposta nessuno, lei. Non la sposta, no, no. Credo che ci può essere una guerra nucleare e lei continuerà a fare il suo programma. Anche con una guerra nucleare, può essere. E tu invece che cosa hai in previsione? C'è qualcosa che ti piacerebbe? La cosa divertente è che ho fatto dei provini a febbraio, alcuni erano stati anche confermati, dopodiché a marzo, tanti saluti a tutti. Ah sì? Ma si può sapere di cosa? Cosa sarebbero No. A stati? No, dici, perché magari se li prendono per scaramanzia. parte la scaramanzia, ma tu sai, finché non c'è il nero su bianco. Sì, immagino.
Però sei a Bari, no? Sì, io sono a Quindi Bari. adesso tutto sommato stai bene. Io adoro la Puglia. Detto da Miss Padania, poi. No, sono andata spesso in vacanze in Puglia, uno dei posti che adoro di più. Sono stata spesso ad Ostuni, quindi dalle parti di Rosa Marina, Pilone, quelle zone lì, che ho un po' di persone che conosco, di amici che vivono anche a Milano, e dalle parti di Cisternino, che ho un'amica che è in quella zona, e quindi sono andata in realtà in una masseria vicino al suo trullo, con un'altra mia amica. E in quel caso con la macchina siamo andate anche a vedere il versante di Trani. Che cosa dicono qua? Che palle, uomini e donne, qualcosa sullo spot? Vedrei bene in un ruolo drammatico. Hai già dato prova di saper Sì, affrontare il genere? ha già fatto dei ruoli drammatici, ricordo. Sì, mi è capitato di fare qualcosa anche per una serie web sulla sclerosi multipla. Adesso in realtà durante la quarantena mi è capitato di fare qualche provino, poco, pochi, però qualcosa registrandomi col telefono, quindi i classici videotape, e uno non è andato bene e sono andata a farne adesso quando che hanno aperto un pochino di più, il secondo, il callback, si dice così, no? Di persona, e forse a giugno dovrei fare questo piccolo lavoro che è un lungometraggio e lì il ruolo è drammatico. Adesso non racconto la trama, non racconto niente. È però una produzione indipendente, quindi molto piccola. Vediamo cosa succederà. Però uscita dal periodo della Jalapas, sei comunque rimasta nell'ambito della commedia, della comicità. Per esempio, hai fatto il Quasi TG con Rocco Tanica, hai fatto delle cose con Antonio Albanese. Sì, ecco, quasi TG perché era un periodo in cui lavoravo in una. Questi anche un po' i casi. Lavoravo in una sede. La sera per il Superenalotto, dove eravamo tre ragazze che ci alternavamo e presentavamo la diretta dei numeri del Superenalotto, si vedevano solo all'interno delle ricevitorie. E nello stesso posto, casualmente, registravano anche, nello stesso studio, registravano anche il Quasi TG. E mentre stavo aspettando di fare la mia registrazione, ho incrociato uno degli autori del Quasi TG, che era anche un autore della Jalappas. Bravo! Di Munno Tamborrino? Sì, Tamborrino era Giovanni Tamborrino. E allora mi ha visto qua, mi ha visto: ma tu cosa ci fai qua? Io gli ho detto: ah, guarda, io sto lavorando in questo per il Superenalotto, presento la serata così. E mi fa: ah, ma allora vuoi fare il provino per fare un personaggio del Quasi TG? E gli ho detto: guarda, molto volentieri, e quindi ho fatto il provino ed è stato molto divertente per le volte in cui ho lavorato con Rocco, e che tra l'altro all'epoca stava facendo una sorta di dieta strana con dell'acqua, all'interno ci metteva tipo l'acero, il succo d'acero e Ah. limone. Sì, e infatti gli ho detto: dai, che magari Serve a qualcosa. sfrutto l'idea. E due di quelle registrazioni sono state improvvisate, nel senso che avevamo un testo, una trama, però siccome eravamo entrati abbastanza in sintonia e ci facevamo battute, avevano deciso, per 2 volte è capitato, che tenevano le battute, dicevano: no, aspetta, rifate quello che vi siete detti di persona, e quel testo lì lo registriamo un'altra volta invece, perché l'avevano trovate più simpatiche. Allora, quello era stato divertente. E una cosa che ho imparato è proprio anche questa: quello è andato in bene, ma quando hai un microfono addosso, comunque devi sempre, 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 sempre stare
attento a quello che dici in studio, perché l'audio non lo spengono, quindi è altra cosa che si impara con l'esperienza. E questo lo dico perché una volta mi sono giocata a un lavoro. Cioè, hai bestemmiato durante una diretta. No, vabbè, non è la mia abitudine bestemmiare durante la diretta, però mi capita di non avere a volte la memoria pronta su alcune cose. E siccome stavo parlando, era un provino sul cinema, e io mi interessa abbastanza il cinema, sono abbastanza informata, avevo aggiunto degli esami nel mio corso di studi anche proprio di cinema, quindi comunque avevo studiato. In quel momento pensavo avessimo il microfono spento, io e un altro ragazzo con cui stavamo facendo il provino, ci stavamo parlando di alcuni film, e in quel momento non so perché non mi veniva in mente il nome di Johnny Depp, che è un attore conosciutissimo. Però aveva il microfono acceso, comunque non mi veniva il nome, parlando così, gli ho fatto degli esempi di film, e lui fa, ah, sì, Johnny Depp, ho detto sì, però in quel momento non mi era venuto, allora secondo loro è stata una grave mancanza e mi sono giocata quel provino, quel lavoro. E comunque ha lavorato moltissimo anche, comunque. Lavorato un po' dappertutto. Di solito nelle produzioni comiche ti chiamano per fare la bella ma stupida, di solito. Spesso, sì. E beh, perché come personaggio, se no, cos'è che Belle fai? di sicuro. Ma no, oddio, cioè, insomma, la ragazza un po' svampita, forse. È un po' uno stereotipo, però, in realtà. Cosa potrei proporre in modo alternativo, se no? Cioè, è vero che non è che propongo io, ma di solito c'è già un testo, ci sono già. C'è già uno script, quindi devi interpretare quello che ti viene dato. Però, come alternativa, come personaggio comico, che cosa potrebbe proporre? Io non ho la fisicità, di alcune comiche, magari più corpulente, che possono giocare su un altro genere di aspetto fisico No, e di vabbè, ma anche Paola fortuna. Cortellesi non è corpulenta, è minuta. Sì, no, lei è vero. Lei. No, beh, lei ha avuto un altro percorso totalmente diverso e è molto brava e ha degli autori molto validi che scrivono dei testi con lei intelligenti. Ma tu che, sì, lo sappiamo che fa parte del personaggio. Stavo leggendo anch'io. Ma tu che appunto hai una preparazione molto teatrale, quindi anche drammatica per certi versi, il fatto che poi alla fine ti chiamano per la tua bellezza fisica, come ti fa sentire? Perché ti chiamano anche per fare la modella, per prestare il tuo corpo come in un famoso spot. Ma non, in che senso, come mi fa sentire? Cioè, Cioè, tu dici mai, ma guarda che io ho studiato teatro. quando chiedono un curriculum, io invio il curriculum con il mio percorso di studi, con quello che ho fatto, quindi se uno vuole leggere, ha voglia di sprecare tempo, trova anche quello. Alla fine servono dei personaggi, quindi e interpreti, comunque metti a disposizione il tuo essere per quel personaggio, quindi non, adesso anche il fattore, non so, scatenante delle letterine, delle veline come donne, da un lato uno dice potrebbero mettere queste ragazze giovani con un'altra tipologia di ruoli, però dall'altro non lo vedo così negativo. Comunque, alla fine era un corpo di ballo che svolgeva una funzione simpatica di intrattenimento,
non lo vedo in modo così negativo. Forse non ho capito bene cosa. Sì, sì, no, ho capito bene. Il fatto che comunque c'è un'idea generale di chi nello spettacolo, delle donne soprattutto, che esibiscono il loro corpo denigratoria. Ma io so che anche per quello ci vuole una grande preparazione, anche una grande forza d'animo. Sì, non lo so, ci sono varie sfaccettature, perché allora in un film uno può dire ti mostreresti nuda per un film, come ad esempio, no? Potrebbe essere una prossima domanda. Dipende anche, perché ci sono state delle attrici, ad esempio Eva Green nel film di Bertolucci, però era un film molto interessante, c'era una trama comunque particolare, con un regista, a parte il nome, però che sapeva come usare gli attori e come. Quindi è tutto da vedere, dipende come interpreti il ruolo, dipende chi hai che ti gestisce in qualità di regista. Poi noi sappiamo che è anche molto importante il direttore della fotografia, perché anche quello può dare un taglio diverso del film. Non so, e poi a volte ti butti in un progetto perché non sai che cosa può venire fuori. A priori non puoi sapere come viene un progetto. Puoi magari immaginare se è una performance live o teatrale, ma quando una cosa poi viene rimaneggiata col montaggio, sistemata, quello non sai come può venire fuori. Sì, Uno è la dice, professionalità che fa la differenza. Sì, quello stavamo dicendo, appunto. Sì. Hai ragione. Comunque è stata una soddisfazione aver sostituito Alessia Marcuzzi. In che senso? In quel famoso spot. Sì, è stata una soddisfazione, ma anche una bella esperienza, perché mi ha permesso di andare a girare in posti fuori dall'Italia anche e vedere altri ambienti. Ad esempio, due spot li ho girati a Varsavia e quindi ho visto anche come sono gli studi a Varsavia, come lavorano, e altri due a Barcellona. Quindi ho lavorato anche in realtà fuori dalle realtà che conoscevo meglio, che conoscevo di più qui in Italia. E poi è stato divertente anche la possibilità che mi ha dato successivamente di poter partecipare ad una serie TV con un'altra comica, Deborah Villa, e anche quello comunque mi ha permesso di avvicinarmi un po' di nuovo al mondo, quindi della recitazione, dell'interpretazione, oltre che dello spot, anche se quegli spot comunque avevano un respiro un po' diverso rispetto a quello classico, era già un po' più vicino al recitato, e quindi è stato molto divertente. E non era facile comunque, perché c'erano tanti, tanti stacchi e le riprese dovevano essere, cioè devono sembrare conseguenziali. E mi ricordo che ci abbiamo perso un po' di tempo, un pomeriggio, in una ripresa in spiaggia, perché uno dovevano cambiare le luci letteralmente. E hanno, vabbè, è difficile da spiegare in modo tecnico. La cosa che mi riguarda era un passaggio di palla tra due bambini e doveva rimanermi la palla in mano con gli occhi girati verso la camera, il che era quasi difficile. Cioè, sì, perché era un po' casuale, e quindi c'erano delle scene più complicate. Non ti dico, la palla mi è arrivata in testa, è andata in testa a un operatore, il bambino l'ha mancata, cioè è successo di tutto. Però avevo addirittura una stand-in, una ragazza che stava seduta al mio posto, quindi al sole, fino all'ultimo, finché ero proprio trattata come uno di quegli attori americani che senti di solito quando parlano dei backstage, che fino all'ultimo si riposano, magari ripassano la battuta, e ho visto proprio la differenza anche di qualità che puoi apportare. Cos'è che scrivono intanto? Ah, di Voghera, sì. La regina, tornata, dell'altro,
La regina dell'oltrepò pavese. Ogni tanto ritorna questa sua cosa che... Ma appunto, infatti, come ho accennato prima, l'essere stata eletta Miss Padania. Mm-hmm. Tu... Questa etichetta proprio di Padana, ok? Ci hanno scherzato anche un po' sopra, mi pare. Con la Jalapa sicuramente non potevano neanche crederci di avere tra di loro la possibilità di, cioè, di avere tra una letteronza anche una vincitrice di Miss Padania, perché potevano proprio sfruttare al massimo tutte le loro potenzialità di scherno. Per me, io ho sempre detto, beh, tutto sommato che il colore verde mi porta fortuna, e diciamo che finora continua, ecco, tra quelli. Torniamo sempre a quello sposto. Esatto, sempre. Però in realtà quando avevo partecipato, ho partecipato semplicemente perché la ragazza che organizzava, la coreografa, che si occupava dei movimenti delle ragazze sul palco, dei balletti, se devono esserci balletti, delle sfilate per quanto riguarda gli abiti. Io la conoscevo e mi aveva chiesto a me e altre ragazze che conosceva di partecipare proprio per ampliare un po' il gruppo delle ragazze che già sapevano un po' muoversi, un po' ballare, per fare uno spettacolo. Insomma, ma la cosa che mi ha fatto ridere è che mia mamma mi ha detto: sì, va bene, io chiedevo spesso anche consiglio ai miei, no? E mia mamma fa: sì, partecipa, però mi raccomando, sta in fondo, nasconditi, non farti vedere. Perché un concorso di bellezza. No, perché essendo comunque. Stefano Chiedaroli, ci è venuto a trovare. Ah, lo Ste, ciao Ste. Maestro Stefano. Ah, con lui durante la quarantena abbiamo fatto doveva essere un film, poi è diventata una serie di 4 puntate che vediamo cosa succederà. L'abbiamo registrata insieme con altri attori, un regista che ha organizzato il tutto, ognuno a casa sua. Cioè abbiamo sfruttato il periodo della quarantena continuando a rimanere, cercando di rimanere produttivi. Un po' tutti abbiamo fatto la stessa cosa. Maestro Chiedaroli, un giorno vorrei parlare con lei. Maestro Margherita dice. Sì. Io e Margherita, un riferimento a un'altra sitcom che ha fatto. Invece c'è Morlacchini che mi dice, non so se hai seguito la Fiction Made in Italy. No, non l'ho seguita, ne ho sentito parlare, ma non l'ho vista. Non mi è capitata la possibilità del provino, quindi magari una prossima volta, perché a volte non si sanno quando ci sono i provini. Vedo che hai dei fan spagnoli, non so perché. E internet e Instagram si collega con tutti, quindi buenos dias, no, com'è che si dice? la tarde. E se adesso forse riprendiamo il progetto che avevamo per Hamburger, che era uno spettacolo, doveva essere un film, è diventato un trailer, poi è diventato uno spettacolo teatrale, e adesso vediamo quest'estate cosa... Tra l'altro con Chiedaroli hai fatto una cosa che non mi aspettavo, avete letto delle poesie? Ah sì! Abbiamo letto delle poesie e ultimamente invece stiamo leggendo dei brani della Gakure, che consiglio anche a te, consiglio a tutti, perché ci sono delle rivelazioni interessanti. Poi una cosa che ci divertiva molto era aprire a caso il libro e leggere uno di questi precetti. Sembrano proprio, spesso arriva la pagina che tu vuoi sentirti dire o devi, è giusto che ti venga detto quel giorno. Sembra un qualcosa come nel King, come nel Ching. Sì, esatto. A questo punto vorresti dire qualcosa sulla Jalapa Band che finora non è stato mai detto? Aiuto, che non è mai stato detto, non lo so. Aiuto, io posso dire le cose in realtà che è abbastanza
penso tutti conoscano. No, non ho dei gossip particolari. Tutti sanno che il signor Carlo era chiamato così anche per il suo modo di atteggiarsi, di vestirsi, che aveva sempre il Ecco, infatti. polsino, eccetera. Marco Fozze era quello che si mischiava di più, cioè che veniva a trovare tutto il gruppo anche dei parrucchieri, era quello che girava di più a chiacchierare con tutti. Poi a me era molto simpatico anche Giorgio, che era un esperto comunque di cinema, quindi qualche volta ci trovavamo a chiacchierare. Ogni volta che vedo un film italiano, noia assoluta. Ma sì, signore, per favore, le offerte di lavoro qua sopra no. C'è uno scultore che la vuole come musa, ma per favore, per favore, non sul mio Instagram. Mi era capitato di... no, ti dico una cosa che non c'entra con la Jalappas, però mi era capitato di essere coinvolta in un concorso di bellezza che era una modella per l'arte. Non so se lo conosci, era un concorso di bellezza. E in quel caso avevo capito che era un po' organizzato come concorso. E allora non mi andava. E siccome casualmente mi avevano messo in coppia con un artista che era Marco Lodola della mia zona, allora ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: sai cosa facciamo? Noi ce ne andiamo via, perché non ci piaceva molto come era stato organizzato il tutto. E da lì siamo diventati amici. E ha fatto anche la scenografia dello spettacolo che abbiamo fatto con Stefano Hamburger, quello che ti avevo detto prima. E quindi a volte nascono anche delle amicizie se ti trovi coinvolto in un evento che magari non condividi appieno. E me l'ha fatto venire in mente lui proprio perché è artista. E ho fatto amicizia con questo artista che è molto bravo delle nostre parti. Non so se era tanto un gossip, mi è piaciuto tanto questo. No, no, vabbè, fa parte dell'aneddotica dei grandi artisti. Bene, a questo punto il tempo a nostra disposizione sta per scadere, metto la sigla.